cari amici, qualcuno di voi, grandi e piccini, ricorderà questa scena, perché è una scena che è stata vista da moltissimi italiani, da milioni di italiani. Cioè questa scena qui, questa casetta. Questa casetta e soprattutto queste macine che, sulle quali noi siamo seduti, perché queste due macine erano proprio vicino, e come sono oggi, vicino alla casetta che era l'abitazione del gatto e la volpe. Perché no? In quel famoso film che è stato girato da queste parti, parlo del Parco di Veio, e questo famoso film, l'abitazione, la figura interessantissima, che ci sembrano veramente assomigliare ad esempio ai membri delle società del papà di Matteo Renzi, che dici tu? Solo il gatto e la volpe erano più onesti, meno cialtroni oltretutto. E questo per farvi vedere che noi, come dicevo, siamo seduti su due macine, ruote macine. Di macina, che evidentemente nei tempi andati erano fino al 1954. Tempi andati comunque, che non torneranno più. Sì, vabbè, però non tanto tempo sì, fa. Che erano utilizzate in questo mulino che era mosso dalle pale del fiumicello, di cui noi sentiamo adesso il rumore, della cascatella. Allora, perché tutto questo sproloquio? Per dirvi che noi siamo come le macine del mulino, prima o poi li schiacciamo tutti. Non credessero queste persone, è vero, di farla franca con noi. Ancor peggio quelli che invitati a venire da noi, no? Per fare la denuncia che abbiamo fatto questa mattina, hanno trovato tutte le scuse, no? Per non venire. A questi nostri amici, noi sai che cosa gli diciamo? Non chiamateci a far niente per voi, perché noi troveremo tutte le scuse per non darvi più retta. No, dopodiché lo diremo chiaramente, no, non abbiamo bisogno di alibi. No, quali alibi? Noi lo diciamo chiaramente, basta. Ci avete rotto i coglioni, vi lamentate all'italiana, continuate a lamentarvi, ma non contate né sulla nostra collaborazione e men che meno sul nostro voto, oltretutto. Dopodiché, prima che Orazio illustri la sua denuncia che abbiamo testé presentato, tra parentesi voglio ricordare la dernière j'accuse. Esattamente, e Orazio è il vero emulo di un grande Orazio della letteratura, che era appunto Quaestor Scriba, che era uno scrittore per conto del tribunale, prima di essere scoperto dal grande mecenate e diventare il più grande poeta di Roma dopo Virgilio. E vedi caso c'è questa strana coincidenza. Allora tu sei Orazio prima dell'incontro con mecenate. Allora, anche mecenate, bisogna dire che era un tizio che non era proprio uno stinco di santo, diciamo. Tutt'altro. Era intrallazzato col potere, sì. Ed era il manovratore del potere di Roma all'epoca. Esattamente. Perché? Perché essendo un affarista, un opportunista nato e ricchissimo, gestiva le sue cose secondo l'andazzo, le necessità del momento e le opportunità più valide. In sostanza, più un altro crasso, esattamente. Però ci aveva questa mania dell'arte, del mecenatismo, sì, e da cui ovviamente, siccome finanziava tutti quelli che avevano un qualche valore artistico in ogni tipo di arte dell'epoca, non che finanziare, manteneva alla sua corte, sì, manteneva, vabbè, finanziava vitto alloggio, sì. Vita natural durante, quindi insomma per l'epoca era già un grande risultato uno che faceva l'artista, no?
magari anche e poi è passato appunto il nome mecenate come qualcuno che fa diciamo assiste l'arte, protegge l'arte, gli scrittori e quant'altro, eccetera. Bene, allora dopo aver detto questo, che tra l'altro anzi una piccola deviazione sempre sulla vita di Orazio, perché è veramente interessante, che pochi sanno, Orazio era a Atene per studiare, essendo di famiglia agiata, non ricca, agiata. In quell'epoca arrivò ad Atene niente po' di meno che Bruto, subito dopo l'uccisione di Giulio Cesare, e Bruto arrugò questi giovani della piccola nobiltà romana e li invitò a partecipare ai suoi eserciti. Orazio divenne un capitano dell'esercito di Bruto nella guerra fra Antonio e Ottaviano, nella guerra contro Ottaviano, nella guerra contro i triumviri. Certo. Tant'è vero che nella famosa e fondamentale battaglia di Filippi, di Filippi, dove ci fu... ci rivedremo a Filippi, esatto. Prima o poi arriveremo a Filippi, esattamente, ci si arriva sempre a Filippi. E poi tra l'altro c'è una battuta bellissima del grande Giovannino Guareschi in una delle sue opere, dice ci rivediamo da Filippo, da Filippo. Allora ritorniamo a noi. E mi pare in uno dei suoi libri più simpatici, di cui consiglio la lettura, è che mi pare che sia Il destino si chiama Clotilde, edito da Rizzoli in centinaia di riedizioni, è una delle opere di umorismo più interessanti e più belle dell'umorismo italiano. Quindi in quel famoso atto che poi Orazio avrebbe più volte raccontato, per cui se lo ricordano gli studenti, dove lui appunto dice che è scappato durante la rotta, scappavano tutti, è scappato anche lui buttando lo scudo. Dopodiché, peregrinando in qua e là, tornò a Roma, dove a Roma però lui trovò che il suo potere e le proprietà della sua famiglia erano state tutte confiscate, giustamente, ed erano state date, more solito, ai soliti veterani. Quindi la differenza tra l'Italia di oggi e l'Italia che era una di, cosa allora, seria. Di allora, ti mettevi contro lo Stato, erano cazzi altri. Ecco, ti confiscavano, però li davano ai veterani, certo. E qui ti confiscano, non si alle sa banche, chi le dà, ma magari te lo dessero anche le banche, non si sa chi le danno, capito? Poi tu fai le denunce, fai quello che vuoi e queste cose non si sa, c'è una marea di roba che è andata perduta, non si capisce dove è andata a finire. Di lì la conseguenza che lui per campare si era messo a fare lo scriba, pur essendo uno laureato a Atene, quindi non è uno scherzo, noi chiamiamo laurea, ma insomma si era diplomato a Atene, nelle arti nobili ateniesi. Tutto questo lo dico per anticipare anche altre tre o quattro cose che faremo vedere, di cui la più importante è questa. Noi leggeremo la presentazione di questo fondamentale testo del grande medico italiano e internazionale Nicola Pepe. Poi, se scappa tempo, leggeremo qualcos'altro dal Pensiero Mazziniano, in cui c'è un articolo splendido dedicato alle conseguenze del convegno di Camaldoli. Convegno di Camaldoli che fu all'origine della ideologia della democrazia cristiana. Ultima cosa, perché le conseguenze ci stanno lì, quello che oggi... Anche Fanfani era uno che era uscito da quella... Fanfani è stato molto serio ed era serio perché era un democristiano di sinistra, essendo lui un professore di corporativismo, quindi lui è sempre stato un corporativista nell'interesse del popolo italiano. Qui questi cialtroni invece fanno solo l'interesse dei finanzieri che gestiscono il mondo. E faremo vedere, se scappa tempo, anche questo libro del nostro amico, in cui leggeremo una paginetta. Lo faccio vedere perché l'amico è contento se noi gli presentiamo il suo libro. Dopodiché la parola a Orazio. Poi lo vediamo. Sì, dunque noi siamo appena reduci dall'aver depositata la ennesima denuncia, che guarda caso quando noi arriviamo i carabinieri
ci, un altro po' ci portano il caffè. Sì. Perché evidentemente hanno capito il taglio con cui noi facciamo queste denunce, non tanto per nostro scopo, interesse personale, ma per interesse della nazione, interesse della popolazione in senso lato, in senso sociale, socialista direi. E in questo caso non è un fatto economico, ma un fatto culturale importantissimo, perché svela i trucchi di questa gente. E poi dopo leggeremo anche, appunto, il supporto che abbiamo comprato oggi, non sapevamo... Lui che non ci sapeva stato. Che cosa trattava la denuncia di oggi, che gli avevo minimamente accennato così, e casualmente è andato a comprare una rivista che tratta... Di cui consiglio la lettura, Punto Zero, diretta da Tom Bosco. Anzi, che è anche un nostro caro amico. Diciamo meglio, Punto Zero e Nexus vanno comprati tutti e due. Sono riviste trimestrali, c'è tutta l'informazione che volete avere e ne avrete alla riprova dall'articolo che leggeremo. Allora, questa è stata depositata oggi, c'è la data di ieri perché l'avevo scritta per depositarla ieri e poi invece l'abbiamo depositata oggi. Eccola qua. Questa è la relata, per chi non ci crede che facciamo tutte queste denunce, questa è la relata rilasciataci dal comando dei carabinieri. Allora, il titolo di questa denuncia, perché oramai gli mettiamo il titolo perché sennò ci confondiamo pure, querela contro organi di stampa, telegiornali a riguardo della diffusione di false o improbabili notizie in merito del cosiddetto lancio di bombe al gas sarin pretestuosamente addebitato alle truppe lealiste siriane di Assad. Ovviamente contro il presidente Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, Angelino Alfano, che c'entra sempre come Angelino sempre in piedi, presidente della Camera, come il missilizzi, Laura Boldrini, Pietro Grasso e il presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Jacobino, che è dimissionario, ma questo non l'esime dal fare il suo mestiere. E poi tutti i direttori dei giornali e dei telegiornali e dei radiogiornali che nei giorni scorsi hanno pubblicato notizie false, tendenziose e improbabili. Che è successo? Allora, in base all'articolo 54, che non è messo lì della Costituzione, non è messo lì tanto per caso, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, il che significa senza mentire, fra l'altro. Leggo il testo unico dei doveri del giornalista, cioè il codice deontologico interno all'ordine dei giornalisti, che tutti quanti i giornalisti iscritti all'ordine sono, diciamo, obbligati per giuramento ad obbedire. Allora, tralascio tutta la parte iniziale. I principi e doveri. Articolo 1. Libertà di informazione e di critica. L'attività del giornalista attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'articolo 2 della legge 69 del 3 febbraio del 63. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge e dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile, ripeto, obbligo inderogabile, il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti della lealtà e della buona fede. Per di più, poi specificatamente, devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparare gli eventuali errori. Tralascio altre cose. Articolo 2. Fondamenti deontologici. Il giornalista, punto A, difende il diritto all'informazione e libertà di opinione di ogni persona. Per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato e notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti. Articolo 9. Doveri in tema di rettifica e rispetto delle fonti. Il giornalista, punto A, rettifica anche in assenza di specifica richiesta con tempestività e appropriato rilievo le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate. Tralascio.
Allora, vediamo che cosa è il fatto per noi, diciamo, dolente e soprattutto punto di riferimento di reato del delitto commesso. Allora, l'avvenimento accaduto in Siria dell'uccisione a mezzo gas asfissianti o di altra natura di cittadini verificatosi nella città Islit, mi pare che si chiama, il giorno di aprile 2017, da quasi tutti i giornali, radiogiornali e telegiornali italiani attribuiti al perfido e malefico e demoniaco Assad, re di Siria. Questi sono stati nei giorni scorsi titoli dei giornali, dei radiogiornali e telegiornali. Non è Erode. Eccone Erode una... è il mito che hanno venduto questi signori per 2000 anni, no? E siccome quello è un mito che è stato inculcato nella mentalità delle persone, tra l'altro ieri era ovviamente la giornata in cui si vanno a visitare i sepolcri, no? E anche questo è importantissimo. Andavano a visitare, vanno a visitare i sepolcri tutti spaventati. Perché? Perché è una cultura del terrore. Allora, hanno trovato un ulteriore Vangelo, non mi ricordo adesso, in Svezia, cioè i ricercatori svedesi, sì, hanno trovato, se mi ricordo bene, insomma una cosa del genere, e in questo testo del Vangelo è identificata finalmente, senza errore, la figura della Maddalena come moglie di Gesù. Esattamente. E non come ormai puttana, la gente lo sa perfettamente. E non come puttana, esatto, convertita. Come, esatto. Diciamo. Ormai la gente lo sa perfettamente, dobbiamo dire grazie al lavoro di alcuni ricercatori che poi sono stati la base di alcuni ricercatori, tra cui uno si chiamava Lincoln, me lo ricordo perché il nome me lo ricordo bene, e gli altri due non me li ricordo. Omonimo. Sì, perché è omonimo del precedente assassinato, e grazie all'opera di Dan Brown e al film, la gente ormai ha capito, ha aperto gli occhi. E poi lo si vede perfettamente da tutti i quadri che fino all'epoca della Controriforma facevano vedere che al lato di Cristo non c'era certo un altro uomo, anche se oggi si stanno inventando la terapia transgender per giustificare la denominazione, no? Capito? Era chiaramente una donna, che era ovviamente alla destra del marito. Allora, eccone una esauriente carrellata, un titolo: strage di ribelli in Siria, l'opposizione, usato il gas sarin, Trump, impossibile ignorare l'attacco. E poi la stampa, Giordano Stabile: decine di civili, tra cui due bambini, sono stati uccisi in un attacco aereo in cui sono stati sprigionati i gas tossici contro, ecco, Khan Sheikhoun, nord-ovest della Siria, nella provincia di Idlib, controllata dai ribelli. Secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani, vicino all'opposizione, non è chiaro che tipo di sostanza sia stata usata. Ci sarebbero almeno 100 vittime e molti bambini. Altre fonti dell'opposizione sostengono che il raid è stato condotto da un Su-22 del regime, sì, del regime. E poi un Sukkos, un nome così, Sukkos. Poi un altro titolo: Siria, attacchi aerei su ribelli, 72 morti, strage di bambini per gas tossici, vertice emergenza ONU. E ancora Siria, le bombe di Assad sull'ospedale, ma tutti i giornali di rilevanza nazionale, La Stampa, Il Corriere, questa gente qua. Siria, le bombe di Assad sull'ospedale di Khan Sheikhoun. E così via, quasi tutti i media nazionali, regionali e locali, una catassa di imprecisioni, bestialità varie e accuse gettate un tanto a tonnellata. Viene spontaneamente da domandarsi da dove mai può provenire tutta questa ferrea convinzione dei tanti giornalisti italiani, la maggioranza, che nell'immediatezza del fatto e a prescindere da ogni doverosa verifica della notizia e altrettanto doveroso e imprescindibile elemento di prova, avevano già certezza assoluta del responsabile, ideatore ed esecutore della strage e le varie modalità esecutive. Prove che difficilmente si potrà mai riuscire a raccogliere nella loro pienezza, attribuendo arbitrariamente e soprattutto senza che me ne fosse la necessità inderogabile una gravissima ed efferata strage all'esercito regolare di Assad,
che in questa fase della guerra sta vincendo su tutti i fronti e che comunque avrebbe tutto da perdere e nulla da guadagnare nell'utilizzo di questa arma contro i propri concittadini, seppure la detenesse, e questo è pure tutto da dimostrare. Fra questi probabili analfabeti funzionali, altrimenti non si spiegherebbe il loro comportamento, qualcuno che fin da subito ha un briciolo di decoro, dedizione ed osservanza al codice deontologico sopra richiamato e dopo un primo soprassalto di sgomento comincia a ragionare e a porsi qualche dubbio, tipo l'Huffington Post, con parole che cerco di fare mie, dice: tutto quello che non torna sull'uso del gas da parte di Assad, il titolo, dubbi, sottotitolo, dubbi sugli attacchi con il sarin da parte del regime. L'Huffington Post del 6 aprile. Nel gioco dei veti incrociati e delle accuse reciproche sull'uso del gas nella guerra civile siriana, è possibile che la strage di Khan Sheikhoun finisca per perdersi nel solito rivolo di formalismi burocratici e diplomatici senza che si arrivi a stabilire una responsabilità certa per quello che è accaduto. Ma anche l'Huffington non è che dice, contraddice in maniera antagonista quello che è stato affermato. Ci stanno molto attenti perché ci sono tanti giornalisti, diciamo che in questo periodo, diciamo in questi ultimi 30-40 anni, c'è stata una moria di giornalisti. È stata veramente una moria. Quindi non si sa bene se sono morti in combattimento, se si sono esposti troppo, non si sa bene. Se sono morti in un incidente tornati a casa, non si sa bene, quindi stanno tutti molto attenti a quello che... Come in un incidente con la moto tornando a casa ci ha avuto Lawrence d'Arabia. Certamente, ricordo. Il quale Lawrence d'Arabia... Che c'aveva molte cose da sapere, avrebbe potuto dire molte cose. Oltre a essere stato il vero autore... No, della vittoria anglosassone in Arabia e in Siria, vedi caso, e in ecco Siria, ecco perché l'ho detto, appunto, non è che l'ho detto a caso, era contrario alla guerra contro la Germania, capito? Tant'è vero che nel film è molto bello, si vede che lui parte con la motocicletta, dopodiché è morto stranamente, non è morto nelle incredibili imprese che lui ha fatto. Non è morto quando l'hanno fatto prigioniero e gliel'hanno fatto di tutti i colori, non so con quale e quanto godimento anche da parte sua, diciamo. Visto che lui era noto pederasta, diciamolo. Oppure comunque un po' transgender, diciamo, un po' trasgressivo. Sì, comunque un uomo. Comunque un uomo con le palle, nonostante tutto. Anche se, come dire, semmai usate... in modo anomalo, ma diciamo, sai, stando lì nel deserto si fate tutto. Certo. Allora, anzi, se diceva quella famosa canzone, che ve la ricordo, quando piove nel deserto, nel tukul ci sta al coperto. Allora, allo stato dell'arte, se così si può dire, sulla pelle delle 72 vittime finora accertate, circa 300 le altre persone contaminate, i ribelli accusano l'aviazione e le bombe di Assad supportate dagli Stati Uniti, Turchia, Israele e buona parte dei governi europei, mentre Mosca difende Damasco sostenendo la tesi secondo cui sarebbe stato incidentalmente colpito un deposito di armi della guerriglia dove erano stoccate anche alcune testate contenenti i gas. Allora precisiamo anche questo, perché siamo qui per precisare, non a caso queste testate vengono nascoste nelle vicinanze di scuole o quant'altro, l'abbiamo già detto più di una volta. Voglio ricordare il bombardamento di quella nave a Taranto, americana a Taranto, che venne bombardata, che era piena di gas tossici che dovevano essere utilizzati dagli anglo-americani. No, che stanno ancora lì sotto nel porto di Taranto. Esattamente, hanno fatto un macello e non so che quante migliaia di morti tra tarantini e militari inglesi, americani o di truppe di vario colore che erano lì presenti. E che furono appunto bombardate, nave che fu bombardata da velivoli tedeschi che provenienti dalla Dalmazia, che erano stati ovviamente preventivamente informati della presenza dell'Iprite, era prevalentemente Iprite. Sì. Colgo l'occasione per dire che un medico militare, vedendo lo schifo e la devastazione provocata dall'Iprite sui corpi delle persone che lui stava curando, pensò bene di utilizzare l'Iprite
per combattere il cancro, cioè è di lì è nata la chemioterapia. Allora andiamo avanti. Quindi Jerry Smith, che nel 2013 guidò il team delle Nazioni Unite che supervisionò la distruzione dell'arsenale chimico siriano, sostiene che all'epoca le componenti con cui si armavano le testate venivano tenute separate e combinate solo poche ore prima di un attacco, il che porterebbe a una doppia conclusione: da parte parte di quell'arsenale fu nascosto per essere riutilizzato e quindi l'esercito di Assad ne sarebbe ancora dotato. Oppure... perché aveva preso l'insegnamento da Saddam Hussein. Certo, oppure... Ricordiamoci che la prima campagna del Golfo fu poi bloccata e gli americani se ne ritornarono mogi mogi a casa perché sapevano che Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa. Quando poi, 10 anni dopo, accortisi che Saddam Hussein, da grande stupido, aveva distrutto queste armi di distruzione di massa, hanno rifatto l'attacco che ha portato alla morte del fesso, perché quando tu distruggi le tue armi sei un fesso, come dice la vecchia Roma, si vis pacem parabellum, fatti vedere armato e avrai la pace. Il che porterebbe, rileggo, il che porterebbe a una doppia conclusione: parte di quell'arsenale fu nascosto per essere riutilizzato e quindi l'esercito di Assad ne sarebbe ancora dotato. Oppure la tesi di Mosca ha un fondamento e nel deposito di armi dei ribelli era presente almeno una testata col gas già combinato, quindi pronto ad essere utilizzato e quindi ad un attacco. Per capire come sono andate davvero le cose sarebbe necessaria un'inchiesta indipendente sul campo medica e tecnico-militare. Primo, per stabilire quale sia stato il gas sarin, certamente no, dico io, perché poi lo vediamo, e di qui risalire alla fonte, visto che le componenti con cui si fabbrica sono una specie di inconfondibile impronta digitale. Secondo, per accertare se il gas è arrivato a Khan Sheikhoun con una bomba sganciata da un aereo o su una testata sparata dall'artiglieria, oppure se l'esplosione è avvenuta sul terreno, la tesi di Damasco e di Mosca. Che si sia trattato di gas non c'è dubbio, nessun dubbio nemmeno sull'orrore della strage che ha provocato, ma è un fatto che nonostante la pulizia operata dall'ONU nel 2013, la Siria, come l'Iraq, fosse disseminata di depositi piccoli e grandi di armi di ogni genere, chimiche comprese, e nessuno può escludere che queste anche in piccola quantità siano finite nelle mani dei ribelli. Questo lo dice l'Huffington Post. Ecco. Voglio ricordare una cosa, che nell'immediato dopoguerra, parlo del 45, in Romagna, io e i miei amici, eravamo circa 10 anni, 9 anni, 10 anni, ci divertivamo con tutti questi enormi, incredibili depositi di armi lasciati dalle truppe di occupazione americane, anglo-americane, che erano dei mucchi incredibili. Noi ci giocavamo in una maniera che... folle. No, prima o poi lo racconterò, ma di morti ce ne sono stati un milione di Dio all'epoca. Certo. Soprattutto bambini che andavano a pigliare le mine, certo, trovavano qualcosa per terra e certo, ci lasciavano le pelle. Anzi, diciamo di più, a Ravenna, se uno passa da Ravenna e va nella piazza principale, ci sono le lapidi, no? Dei morti del secondo conflitto mondiale. Bene, ci sono i morti della guerra vera e propria, ci sono i morti civili, che sono relativamente pochi dalle bombe, ci sono i morti della cosiddetta resistenza, non ci sono i morti fascisti ammazzati nel dopoguerra, potremmo elencarli, e poi ci sono i morti dovuti a qualcuno che raccoglieva le mine, che toccava tutti questi residui, che sono di gran lunga superiori a tutti gli altri morti messi insieme. Io parlo di Ravenna perché ovviamente sono di Ravenna e passandoci rimando sempre a vedere, a riprova, a conferma. Allora, un ultimo dubbio: una testata armata con sostanze chimiche contiene sempre una quantità di gas tale da produrre effetti ben più devastanti di quelli registrati. Per capirsi, si parla di centinaia di litri contro un chilogrammo e poco più, cioè qui è stato usato un chilogrammo. È il rapporto che si potrebbe applicare alla strage di Khan Sheikhoun. Basti ricordare due precedenti, uno proprio in Siria, il 21 agosto 2013 a Ghouta, tra 300 e 1500 vittime secondo varie stime,
e circa 3.000 persone intossicate, l'altra a Labija, durante la guerra Iran-Iraq del 16 marzo dell'88, almeno 5.000 vittime e migliaia di feriti. Nel primo caso il gas usato fu proprio il sarin, fabbricato in Siria ma con componenti probabilmente forniti da Mosca. Nel secondo caso furono utilizzati gas nervino e iprite, gas mostarda. Questo per dire che il numero relativamente ridotto di vittime di Khan Sheikhoun lascia comunque aperte entrambi le ipotesi, ma io so per certo, oramai io posso dirlo, che è stato un autoattacco o comunque un attacco dovuto, cioè un'esplosione dovuta a un bombardamento da parte dell'artiglieria siriana regolare o di un aereo regolare siriano, che ha colpito un deposito dove dentro questo deposito c'era qualche chilo, non di più. Ma potrebbe essere anche lo spostamento d'aria, certo. Ricordiamocelo bene. Certo, anche. Infine, una considerazione di ordine geopolitico. Se si dimostrasse che è stato davvero Assad ad ordinare il bombardamento del gas, il ministro della difesa di Israele afferma di avere una certezza al 100%, e ci dovrebbe dimostrare come è, ma la sua decisione guiderebbe al definitivo suicidio del regime proprio nel momento in cui aveva riconquistato gran parte del territorio delle città finite nelle mani della ribellione. Che cazzo, cioè, ma solo un pazzo scatenato, manco Caligola era una cosa, naturale. Scemo così scemo. No? Ne ha fatte di giuste Caligola, per quello che l'hanno ammazzato. Ma infatti la damnatio memoriae non è che arriva a caso. Appunto, lui ha fatto sicuramente una marea di altre cose, sì, ottime. Sì, E se invece la storia stesse così, facciamoci questa domanda. Che poi tra l'altro Caligola nominò senatore il proprio cavallo per dimostrare suo disprezzo dei senatori. Certo, io certo. Nel caso specifico certo. Nominerei senatore oggi un somaro, è più vicino al livello morale degli attuali senatori del Senato italiano. Allora, e se invece la storia stesse così, gas in Siria, sfatiamo i miti e le favole. Qualsiasi scribacchino dei media, con un minimo di preparazione e di onestà mentale, può fare chiarezza sulla storiaccia dei gas nervini utilizzati, sembra, in Siria nei giorni scorsi. Quei gas che hanno dato il via allo sciagurato ed inutile lancio di missili su una base militare siriana, che vorrei capire, cioè il senso anche lì, il senso della ritorsione su una base deserta dove non c'è un cazzo in mezzo al deserto. No, noi l'abbiamo capito perfettamente. Cioè, ma è chiaro. No, e se c'erano degli aerei, erano delle come dire, delle sagome di aerei. Vabbè, ovviamente gli scriba, e qui parlo di scriba anche io, no? Perché appunto, mi è consona certo. La parola, ovviamente gli scriba, ovvero i giornalisti occidentali che scrivono sotto dettatura, non ne hanno parlato, solo... Ma questi sono i veri scribi e farisei, sono loro, scribi e, dove la E è all'inglese, il re inglese, e farisei. Solo le immagini dei bambini morti, che dovrebbero essere proibite, fra l'altro. Sì. No? Dal codice deontologico e anche non solo, morale e quant'altro, di protezione dell'infanzia, dell'immagine dell'infanzia, eccetera. Visto che si tratta di... Aspetta che non riesco a leggere. Di signori che contrariamente allo scopo prefisso sono proprio di... Oh, ciao. Beh, guarda, facciamo una piccola intermezzo, no, eccolo, ricordando ecco. Che qui c'è stato fatto un film dove si parla di Pinocchio. Il quale Pinocchio cosa faceva quando incontrava la patina azzurra? Cosa faceva? Gli si allungava il naso. Vabbè, ecco, vabbè. Andiamo. Ovvero gli scriba, ovvero i giornalisti occidentali che scrivono sotto dettatura, non ne hanno parlato, solo le immagini dei bambini morti, che dovrebbero essere proibiti visto che si tratta di minori, e che contrariamente allo scopo ufficio sono proprio foto che raccontano una storia ben diversa rispetto all'ufficiale, cioè hanno fatto Karakiri da soli. Eccole qua le immagini, eccole qua, si vede gente che raccoglie senza guanti, senza dissuasori, sì, senza sistemi, senza scafandri, se fosse scafandri e autorespiratori, quelli con la bombola ossigeno, non esatto. Gli autorespiratori con le mascherine antismog. Almeno, siccome le maschere, cari amici, io ho ancora la maschera che mi fu regalata antigas,
che mi fu regalata, perché la distribuivano a tutta la popolazione. A scuola no, io mi ricordo che mi fu data, mi fu portata per conto di un autorità, io non so che cosa, che la diedero a tutta la famiglia. Siccome io sono uno che conserva, ce l'ho ancora, ma si conserva perfettamente. Certo, è gomma. Ma guarda, sì, ma a volte la gomma... Lattice buono. Deve essere lattice buono. Deve essere buono, perché sennò è sottolore. No, si disgrega. Con l'azione del gas si disgrega. Quindi praticamente, che devo dire? Io c'ho ancora una maschera che mi fu regalata nel 1943. Allora, andiamo avanti. Qua poi si vede un tizio che spruzza con una manica d'acqua, cioè con un tubo di quelli grossi da autocisterna, spruzza acqua bianca. Questa acqua bianca è acqua o di come cavolo si chiama, CaCO2, carbonato di calcio, sì, anche, no? Sì. Sono tutte bianche, e quindi, ed è l'unica soluzione per portare rimedio non al sarin, perché se fosse sarin, con l'acqua il sarin si compone, si decompone, si scinde e diventa esplosivo. Quindi se gli butti l'acqua esplode il corpo dell'infettato, esplode. Certo. È chiaro? E invece questi signori qua vanno lì tranquillamente, perché? Perché sanno esattamente quale e come è e come va trattato quel tipo particolare di agente gassoso. Posto che ci sia. Oltretutto. Poi faremo vedere altre cosette simpatiche. Allora, andiamo avanti. I soccorritori, addirittura senza guanti, che spruzzano acqua biancastra sui corpi e tutto intorno, e questo già dovrebbe chiuderebbe la questione del gas nervino micidiale, ma non per i soccorritori. Dopo il presunto attacco con il gas, seguito da un bombardamento degli aerei siriani, ecco le vittime e i soccorritori incoscienti senza la tuta completa e le bombole per l'ossigeno, come detterebbe prudenza e protocollo per chi deve operare in ambiente così altamente contaminato dai gas nervini, sarino ancora più cautamente con composti ancora più moderni e letali. Una minima esposizione, anche solo toccare le vittime, è mortale, e prenderne in braccio una senza essere dotati di una tuta a completa tenuta stagna e di una maschera antigas è una vera e propria follia, un suicidio. È un suicidio. È una doccia, per quanto accurata, non protegge del tutto inefficace o anche ulteriormente pericolosa. La versione dei russi e dei siriani è che i bombardamenti hanno colpito una base dove si stoccavano armi chimiche e i gas sprigionati dall'esplosione hanno causato le vittime. I gas, dicono, ma quali gas? Poi vediamo se davvero sono le vittime. Allora, ricordiamoci bene di nuovo che questi signori che vanno all'attacco di stati regolari, no? Di diritto, no? Perché la Siria è uno stato di diritto, e noi sappiamo perfettamente che quelli dell'ISIS o altri ribelli sono creature della CIA. Di quale CIA? Della CIA clintoniana, ricordiamocelo bene. Beh, questi qui cosa fanno? Nascondono le sostanze gassose o pericolose, o le sostanze chimiche, o i gas nervini, chiamiamoli come vogliamo, nelle vicinanze di una scuola, per il duplice scopo che o la controparte, pur ben sapendo che stanno lì, non bombarda, oppure se bombarda la colpa gli viene data, certo, allo Stato legittimo. Allora, andiamo al sodo. Sappiamo che i sauditi, da anni finanziati anche dagli americani, forniscono precursori e tecnici ai gruppi. I precursori, tra virgolette, non è che sono quelli che arrivano prima, i precursori sono quelli che arrivano prima, ma nel caso degli agenti chimici, cioè nelle basi, la base chimica da utilizzare per produrre quel determinato prodotto gas, diciamo, micidiale, che è poi il gas anti-uomo e quant'altro. Esattamente. E quindi i sauditi da anni forniscono i precursori e tecnici ai gruppi fondamentalisti per produrre armi chimiche, e che gli attacchi degli scorsi anni ed attuale, che vedevano come accusato il governo di Damasco, potrebbero essere stati invece causati da costoro. I gas nervini
sono composti chimici della famiglia degli organofosfati, tipicamente dei pesticidi che funzionano esattamente allo stesso modo sugli insetti. Infatti gli esseri fosfati sono stati criminalizzati e messi al bando anche per l'utilizzo come insetticida, tant'è che invece strafottendosene del dettato internazionale e delle leggi nazionali sui trattamenti che vanno fatti anti-insetto per le varie derattizzazioni, sono degli elementi diversi, ma lo usano anche per la derattizzazione usano l'iprite, perché l'iprite non contamina troppo rispetto ad altri e li fanno morire affogati nei polmoni. Dopo la battaglia di Ypres, quanto ci hanno messo a bonificarlo? Anche ulteriormente pericoloso, la versione dei russi e dei siriani è che i bombardamenti hanno colpito una base dove si stoccavano armi chimiche. I gas sprigionati dalle esplosioni hanno causato le vittime. Supponiamo che i sauditi, da anni finanziati dagli americani, forniscono. Questo l'abbiamo già letto, che vedevano come accusato il governo di Damasco potrebbero essere stati causati invece da costoro. I gas nervini sono composti chimici della famiglia degli organofosfati, tipicamente dei pesticidi che funzionano esattamente allo stesso modo sugli insetti, su scala diversa. Se si possiedono i precursori, che sono i componenti essenziali, e se ci si accontenta di un risultato mediocre, si può realizzare il gas nervino anche in modo relativamente facile, artigianalmente per così dire, senza grossi apparati di lavorazione o impianti chimici. Non è certo il caso di Idlib. Se il governo siriano avesse usato gas nervini, anche quei soccorritori, fra virgolette, che si vedono nelle foto, e facciamolo rivedere, perché questa è una foto che non abbiamo fatto ancora vedere, qua si vede sempre il tizio con la manica idrica che annaffia i muri addirittura, guardate bene, c'è un tizio con un tubo enorme in spalla che annaffia con l'acqua, adesso qua in bianco e nero non si vede. Si trattava praticamente di togliere il sottoscritto, fesso chi legge. Dunque questo l'abbiamo letto, aspetta un attimo. Allora, ma non è certo il caso di se il governo siriano avesse usato gas nervini, anche quei soccorritori che si vedono nelle foto qui allegate sarebbero morti, e se nel deposito colpito le bombe fossero stoccati precursori tipo il pentacloruro di fosforo, sicuramente i soccorritori non avrebbero usato delle manichette di acqua per depurare la zona. Mettere a contatto precursori dei gas nervini ed acqua è una pessima idea. Il PCL5, cioè il pentacloruro di fosforo, è un composto corrosivo e per contatto con la pelle o gli occhi provoca ustioni. No, è più corrosivo, immaginate. Aspetta, la composizione tra il fosforo e il cloro, cari amici. Aspetta, è tossico specie per inalazione, reagisce violentemente con l'acqua liberando acido cloridrico addirittura. Quindi diventa ancora più pericoloso ed esplosivo. Quindi una reazione violentissima con produzione di calore addirittura. Proprio il curioso, e guardate qui c'è un'altra foto pietosissima di un bambino morto o agonizzante. Proprio il curioso ed inappropriato modo di comportarsi dei soccorritori fa capire chiaramente che essi sapevano esattamente cosa era il contenuto nel deposito. Forse dei banali gas asfiglianti tipo ossicloruro di carbonio, cioè il fosgene micidiale, ma che comunque può essere in qualche modo controllato diversamente dal sarin, e che ha un odore di fieno ammuffito e del tutto incolore, comunque uccide anche dopo brevi esposizioni, dopo giorni se la concentrazione è bassa, quindi è mortale anche quello. Quindi evidentemente lì non c'era un cazzo di niente. Certo. Il fosgene è un veleno particolarmente insidioso perché non provoca effetti immediati. In genere i sintomi si manifestano tra le 24 e le 72 ore dopo l'esposizione e combinandosi con l'acqua contenuta nei tessuti di tratto respiratorio si decompone in anidride carbonica e anche questo in acido cloridrico. Quindi siamo sempre lì, cloro e fosforo.
come si diceva una volta, cloro al clero. Quest'ultimo dissolve le membrane delle cellule esposte, causando il riempimento delle vie respiratorie di liquido e quindi si muore affogati. La morte sopraggiunge per combinazione di emorragia interna, shock ed insufficienza respiratoria. A differenza di altri gas, il progenio non viene assorbito attraverso la pelle e il suo effetto si produce solo per inalazione. Per decontaminare la zona colpita, le zone colpite e le vittime e poterle maneggiare senza problemi, è sufficiente lavare tutto con acqua contenente una soluzione basica di ipocarbonato di sodio al 5%, proprio come hanno fatto i soccorritori. Ma come facevano a sapere preventivamente che si trattava proprio di frosgene? O lo hai fatto te, o sapevi che era quello, oppure come cavolo fai? Perché se tu, abbiamo detto, se tu usi l'acqua negli altri casi, esplode addirittura, o comunque provoca acido cloridrico in maniera virulenta, per cui muore istantaneamente ugualmente. E questi invece stavano lì tranquilli, e anche senza maschere, senza guanti, senza protettori. È stata utilizzata nel primo conflitto mondiale con esiti incerti, perché che però sono rimasti duraturi, perché il fosgene rimaneva basso sul terreno. Infatti, capito? Quando esplodeva, quando era messa dentro le bombe di cannone, quando esplodeva rimaneva basso sul terreno, per cui o eri dentro la trincea, ecco, allora esattamente, o eri dentro la trincea e magari la bomba ti cadeva a 2 metri di distanza e di lì stava a livello del naso, capito? Oppure no, se stavi in piedi non succedeva niente, capito? Pur rimanendo per lungo tempo sul terreno, quindi queste sono tutte cose che si sanno. Curioso poi che i soccorritori avessero già delle cisterne pronte lì sul posto, quando lì è in pieno deserto, non c'è acqua manco per lavarsi, no? E che sapessero esattamente cosa fare, perché anche sapere cosa fare non è che tutti lo sappiano. Scommetto, se lo domandiamo a 1000 persone non lo sa nessuno. Nessuno, assolutamente nessuno. E sarà mica quindi una montatura? E ulteriore riflessione sui dati di dominio pubblico. Allo stato attuale dell'arte, ufficialmente assalto in una sorta di gassarin da 2014. La conferma di questo arriva direttamente da un rapporto interno del Pentagono pubblicato sul Washington Times. Quindi non è. Secondo il documento ottenuto dal quotidiano di Washington tramite un Freedom of Information, cioè Act, cioè un FOIA, cioè un accesso diretto agli atti, l'atto amministrativo in vigore negli USA per declassificare appunto i documenti riservati, Assad ha accettato di distruggere volontariamente le proprie scorte di gas nel 2013 e l'operazione è stata compiuta sotto la supervisione congiunta di Stati Uniti e Russia nell'estate del 2014. All'epoca il presidente siriano disponeva di una serie e ancora di un arsenale di armi chimiche, anche se le prove che questo sia stato effettivamente all'epoca utilizzato contro i ribelli e la popolazione civile non sono mai state provate. Una circostanza confermata anche da Carla Dal Ponte, membro della Commissione ONU internazionale indipendente di inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Siria, la quale dichiarò che le indagini della Commissione avevano dimostrato un utilizzo del gas sarin non da parte delle forze regolari siriane ma dalle fazioni ribelli, è chiaro. Assad ha consentito di consegnare il proprio arsenale chimico su proposta di Putin per evitare un intervento armato degli Stati Uniti in Siria. Obama accettò la proposta del Cremlino e furono proprio gli Stati Uniti ad essere incaricati della distruzione delle armi chimiche. L'operazione è stata realizzata durante l'estate del 2014 da un'agenzia del Pentagono per la riduzione dell'utilizzo delle armi di distruzione di massa, la Defense Threat Reduction Agency, a bordo del container americano Cape Ray. Allora, a seguito dell'operazione concordata da Russia e Stati Uniti, sono state distrutte 600 tonnellate di gas chimici, 580 dei quali erano a base di cloruro metilfosfonico, componente chimico utilizzato per la produzione del gas sarin. Da allora Assad non dispone più ufficialmente, e quando dico ufficialmente intendo ufficialmente con documentazione, di nessuna arma chimica, e lo stesso ex segretario di Stato John Kerry confermò che l'intero arsenale chimico a disposizione del presidente siriano era stato interamente distrutto. Oh cazzo, l'ha detto il vicepresidente. Oddio, ci vuole poco a rifarlo, siamo seri. Certo, però andate a chiedere l'industria chimica come fa a produrre la chemioterapia e vedete con quale facilità la riproduce. Anzi, con piccole varianti per cambiare il brevetto, capito? Se dunque gli stessi vertici della difesa americana sostengono che Assad non ha più ufficialmente alcuna arma chimica, beh, per produrre 600 tonnellate ci vuole tempo, 10 giorni.
Vabbè, non ha più ufficialmente alcuna arma chimica nel suo arsenale. Cosa è successo a Khan Shaykhun, il luogo dell'attacco chimico avvenuto la scorsa settimana e dove proveniva il gas sarin? Le crepe della versione ufficiale aumentano sempre più alla luce di quanto sta emergendo in questi giorni, e ad avere notizie dell'attacco chimico in anticipo erano state diverse persone, come un giornalista anti-Assad, il tale Feras Karam, che in un tweet datato 3 aprile 2017, vedi immagine sotto, un giorno prima dell'attacco annuncia che il giorno successivo sarà lanciata una campagna dei media per seguire l'intensità degli attacchi aerei sulla città di Hama e l'utilizzo di armi chimiche contro la popolazione civile. Oh, non è che ha detto una cosa vaga. L'ha saputo, l'ha detto. Come faceva, che come faceva Karam a sapere dell'attacco il giorno prima del fatto che sarebbero state utilizzate armi chimiche? Karam non era il solo, a quanto pare, a sapere dell'anticipo dell'attacco chimico. E che dire e pensare del dottor Shahjul Islam, attivo nella zona di Khan Shaykhun, che parrebbe aver ricevuto il 1 aprile diversi carichi di maschere antigas? Diverse figure dell'opposizione siriana dunque sembrerebbero essere state informate in anticipo di quello che sarebbe accaduto a Khan Shaykhun. E qui aggiungo un'interlocuzione fra uno dei nostri sostenitori e un sedicente giornalista, direttore che identifica bene il taglio morale, intellettuale e della qualità umana media di chi per professione dovrebbe essere dotato di una profonda sensibilità, autocontrollo, lucidità, capacità critica di analisi. Ecco il testo, riportato esattamente come scritto. E che lo identifica pienamente anche come modalità di approccio col potenziale pubblico e della categoria di cui fa parte. Omissis. Preciso quanto segue. Omissis. Punto 3. Ho tralasciato il punto 1 e 2 che erano poco significativi. Punto 3. L'articolo non afferma, e qua fa riferimento a un articolo scritto da questo giornale, di cui non faccio ovviamente il nome, ma che poi provvederemo a denunciare separatamente per queste modalità di porcherie che rappresenta in questo scritto qua. E allora, punto 3, l'articolo non afferma che da quella base è partito il gas nervino, anzi precisa che secondo informazioni USA, da quella base, eccetera, eccetera, di conseguenza la nostra verità storica è corretta. E il signor XYZ, se proprio vuole attaccare qualcuno, deve semmai rivolgersi all'ufficio stampa della Casa Bianca e chiedere loro se sono pagati dalla CIA, perché questo amico aveva detto: ma siete pagati dalla CIA voi? Ritengo comunque che l'ufficio stampa della Casa Bianca non gli risponderà in quanto non è un giornalista, hai capito? Cioè sei uno stronzo qualunque. Se non sei un giornalista non puoi informarti dalla CIA. No, sei uno stronzo. Come c'era scritto una volta all'Università di Roma, alla Sapienza, in relazione a certi gruppi ultracattolici, no? Era intitolato "Vi dite figli di Maria, ma siete pagati dalla CIA", ed era perfettamente vero. Infatti. Allora, il punto 4, il linguaggio usato dal signor XYZ è molto violento, pensa te, gli ha detto le cose come stanno, il che fa pensare certamente che non lavori per la CIA, ma al contrario per un'organizzazione nemica della CIA. Di conseguenza, ho informato i carabinieri perché se sarebbe lecito lavorare per la CIA, sarebbe invece illegale lavorare per organizzazioni che sostengono il pensiero del terrorismo. Questo è scemo proprio. Cioè, la Costituzione... Ma quale scemo? La Costituzione prevede che avere rapporti con stati esteri per quello che riguarda aspetti della sicurezza nazionale è comunque un reato. A prescindere se sia un paese alleato o meno. Esattamente. Questo andava detto. Troppo bello. E allora, punto 5, questo è ancora peggio. Punto 5. Alle fake news, l'ordine dei giornalisti ha già aperto un controservizio per individuare e combattere proprio coloro che, come il signor XYZ, cercano di far passare per false notizie accertate come adesso vere. Adesso diciamo quali sono le fake news, eccole qua. Dopo lo facciamo. Non vedere. Mi confondere la gente, no, aspetta. No, no, no. Allora, quanto alle fake news, l'ordine dei giornalisti ha già aperto un controservizio per individuare e combattere proprio coloro che, come il signor XYZ, cercano di far passare per false notizie accertate come vere, dice lui. E nel nostro caso la verità, ripeto, sta nel fatto che abbiamo citato la fonte. Oh cazzo! È la cosa più importante. Hanno citato la fonte. Punto 4. Ma la falsità è intrinseca a questo sistema. Punto 6.
quelle formulate dal signor XYZ sono le cosiddette minacce temerarie che tendono ad intimidire la libertà di stampa dei giornalisti. Sono quelli che dicono loro. Di conseguenza, quando me lo manderà, oltre ai carabinieri comunicherò l'IP all'ordine dei giornalisti per la minaccia temeraria insita in quelle parole. Oh cazzo di Buddha! Cazzo, manca solo il Sacro Consiglio del Vaticano qui, eh? No, la Santa Inquisizione. La Santa Inquisizione. Lui lo deve trasmettere, questo giornalista deve trasmetterlo alla Santa Inquisizione. Aspetta. Recarsi in ginocchio in Vaticano. Senti, il punto 7 è illuminata del personaggio. Infine provi a suggerire a quell'individuo, e cioè quello la controparte, di scrivere direttamente all'indirizzo del quotidiano, così sapremo insegnargli come si legge un articolo. Cioè, Madonna, questo cazzo è proprio da ricovero urgente. Sì, gli insegniamo. Nel caso che qualcuno volesse citare una scorreggia fuggita da qualcuno di questi nostri governanti, dovrebbe riportare l'esatta come dire, definizione di quell'odore, che è catalogato ormai, ci sono libri così che catalogano gli odori, sia pure profumi, ma noi diamo per scontato che le scorregge delle nostre alte autorità sono tutte profumate. Questo è il livello qualitativo delle informazioni su cui si basano i media occidentali e i componenti dei governi e degli stessi giornalisti che dovrebbero adempiere, come definito dal codice deontologico, all'arduo compito della verifica, selezione, valutazione del grado di veridicità, eccetera, eccetera. Giornalisti che sopra in calcio abbiamo citato, che dal loro squallido livello culturale, morale e intellettuale a cui sono ridotti, oltre a giustificare la rappresaglia dei missili di Trump per colpire la Siria dopo aver accusato il governo di Assad di atrocità senza la minima traccia di prova, bastando visionare queste ed altre foto ed argomentazioni per capire la tragica messa in scena si rappresentano da sé. E dulcis in fundo, tutto questo turbiglione di notizie dalla Siria recepita ed ampliata dai media occidentali italiani per quanto ci riguarda scaturisce da una autorevole fonte quale l'Osservatorio dei diritti umani della Siria, ovvero un sarto londinese di origine siriana che non va nella sua terra natia da anni perché è esiliato dal governo di Assad, non ucciso, esiliato, che riceve per mail e telefono le notizie da diffondere ai media occidentali. Ma siamo davvero scesi così in basso? Allora, e qui vengo alla disamina, ricordo al procuratore che leggerà e valuterà questa nostra tesi di pubblica denuncia, il dettato degli articoli del codice penale sopracitati in questo evento si sono verificati in ogni loro aspetto e in fattispecie, senza ombra di dubbio. Atti ostili verso Stato estero, cioè verso la Siria e la Russia, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra, articolo 244 del codice penale. Qualora gli Stati ostili, gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano e i suoi cittadini ovunque residenti al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è di anni di reclusione 3 a 12. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena della reclusione è da 5 a 15 anni. Poi, articolo 245 del codice penale, intelligenze con lo straniero per impiegare il Stato italiano a neutralità o alla guerra. La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa. Proprio previsto un articolo del codice della Costituzione, il 245, che dice proprio quello che questi infami stanno facendo in questi giorni. La pena è aumentata se le intelligenze eccetera eccetera. A quanto è dato registrare offese Assad da Putin alla Siria e alla Russia, all'esercito nazionale, alla Russia, apparentemente le conseguenze previste dall'articolo del codice sopracitato non hanno avuto conseguenze, ma di certo si sono verificate, qui non c'è nessun dubbio che hanno diffamato la Siria e la Russia, no? Quindi la violazione c'è stata, la campagna mediatica e denigratoria inconfutabilmente c'è stata e non è detto che non avrà effetto magari a distanza di te. Diffamazione a mezzo della stampa. Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, eccetera, eccetera. Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice direttore, all'editore e allo stampatore per i reati preveduti dall'articolo 57, 57 bis e 58 del codice della stampa. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, articolo 656.
chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose per il quale possa essere turbato l'ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi l'ammenda fino a 309 euro. Poi articolo 658, procurato allarme presso l'autorità, chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti suscita l'allarme presso l'autorità o presso gli enti e persone che esercitano è condannato, eccetera. Abuso della credulità popolare, articolo 661, chiunque pubblicamente cerca con qualunque impostura, anche gratuitamente, di abusare della credibilità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, eccetera, eccetera. In ogni caso, qui inconfutabilmente gli elementi indicativi del reato ci sono, ed anche gli effetti e conseguenze identificative dal testo degli articoli che abbiamo visto, 596 bis, 656, 658, 661. Ed inoltre, che fine ha fatto l'obbligo di rettifica previsto dal codice deontologico? E per tutto questo, tutto quanto fin qui esposto, chiediamo, eccetera, eccetera, la condanna e così via. Nel frattempo che ieri avevo stampato la denuncia, ieri sera è uscita questa agenzia. Aerei della coalizione USA bombardano deposito di armi chimiche dell'ISIS a Deir ez-Zor, centinaia di morti e feriti. E vediamo perché centinaia di morti e feriti. La notizia è partita da Damasco, riportata dai media arabi, sta rimbalzando anche attraverso alcune agenzie occidentali. Nel pomeriggio del 12 aprile un attacco di aerei della coalizione guidata dagli USA portato contro postazioni dello Stato Islamico avrebbero colpito un deposito di armi chimiche provocando una strage tra miliziani e civili. L'attacco è stato condotto alla periferia orientale della città, roccaforte dell'esercito siriano circondata da 4 anni dalle orde del califfato. Fonti locali parlano di un grande incendio di campata in serata di cui si sarebbe sviluppata poi una grande nube. Damasco parla di centinaia di morti e feriti sia tra gli miliziani del califfato che tra i civili, ma i dati non hanno trovato conferma da fonti indipendenti, eccetera, eccetera. Fai vedere la fotografia. Eccolo qua. Allora, forse... Due pesi e due misure comunque. Certo. Allora, qui va detta una cosa importante. Ha detto che c'è stata una grande esplosione. Allora, il fosforo è altamente esplosivo, oltre che essere in alcune forme altamente velenoso, è anche altamente esplosivo. Non a caso ci sono i fiammiferi svedesi col fosforo fanno una fiammata, noi li usavamo i fiammiferi svedesi e anche i fiorini con la carta stagnola per fare i missili, certo, scoppiava facevano dei salti alti 2 metri, certo. Riuscivamo a farli saltare per 2 metri. Beh, facevamo le gare ovviamente, chi li faceva saltare più in alto? Da ragazzini. Allora, signori, questa per dire, e adesso poi sì, lo seguiamo il discorso, che il primo strumento di guerra è diventata l'informazione. Non più le armi tradizionali, neppure quelle non convenzionali, ma l'informazione, perché l'informazione è più di un secolo che l'informazione ma oramai, è alla base. Sì, ma oramai è diventata uno strumento super, certo, raffinato, certamente. È esponenzialmente più forte di quello che era una volta con solo la carta stampata, certamente. Poi volantini come ha fatto D'Annunzio su Vienna, no? Certamente. Ecco, però D'Annunzio era un genio, bisogna dirlo. Era un altamente quando, poetici anche i volantini che lanciava. Sì, quando ha lanciato i volantini è stata la prima volta che è successo al mondo una cosa del genere. Certo. E ha avuto un effetto deterrente morale, certo, assolutamente, esatto, validissimo. Certo. E tant'è che dopo 2 o 3 mesi è finita. Perché sfruttando la crisi economica che c'era in quel momento a Vienna, la fame che dilagava, eccetera, gli butti anche quei volantini, gli fai vedere la potenza militare aerea, che tu vai sulla capitale e gli vuoi buttare giù. Sai la bomba. Che cosa invece di buttargli le bombe gli dici: amici viennesi, amici austriaci, sì, cerchiamo di trovare una cosa. Le bombe sono inutili, ma comunque sai che volantini... Avrebbe potuto sganciare bombe, non l'ha fatto. Sai che volantini avrei scritto, cosa ci avrei scritto io? Dei volantini? No. Fesso chi legge. Beh, vabbè, così gli dimostri la tua, sì, grandezza. Allora, e con questo finiamo, perché è bene che i nostri amici sappiano che possono informarsi
con una rivista eccezionale di cui consigliamo l'acquisto e la lettura, assieme a Nexus, un'altra rivista che sia pure di origine straniera perché è pubblicata in, se non vado errato, in Nuova Zelanda o in Australia, contiene sempre notizie molto diverse da quelle che forniscono i media embedded. Allora, guardate un po' tra i tantissimi articoli che ci sono in questo numero eccezionale. Poi tra l'altro, questa è molto bella, no? Vedi? Questa qui. 2 avanti Cristo, Annus Domini, nel 2 avanti Cristo. Allora, che cosa? Datare la nascita di Gesù e la morte allora, di Erode. Allora, siccome questa è una cosa che io ho studiato a raggio, che è distribuito gratuitamente, e cioè quando Ottaviano Augusto fece fare il censimento, sì, la data di epoca romana era il l'8, dunque era il 744 anno domini. Aburbe condita. E però quando appunto il censimento è durato 8 anni, che non è che c'erano i computer all'epoca, certo, dovevano andare villaggio per villaggio e ci hanno messo 8 anni. Per cui il censimento potrebbe essere arrivato lì in Palestina tra il 6 avanti Cristo e il 2 dopo Cristo. Quindi ecco perché noi abbiamo poi una traslazione dovuta a una serie di errori. Ma io volevo fare una considerazione di altro tipo. Quindi se no, questa data qui è relativa, è diciamo molto, molto. Se questa chiesa possiede integralmente la verità, se Gesù Cristo è il grande Dio di tutti i tempi, beh, manco conoscere la data di quando è nato, se mi permettete, è un grave, appunto, è una grave mancanza di questo che ti ho detto io. E infatti, allora vediamo questo e con questo chiudiamo perché ormai c'è stato tanto. Eccolo qui, è intitolato Fake News. Vi consiglio l'acquisto di questo libro, E Crisis Actors, attori che simulano dolore per incidenti o per atti di terrorismo, è tutto pronto, è tutto preparato. Leggiamo soltanto alcune righette. Negli ultimi mesi si è parlato molto, soprattutto oltreoceano, di fake news. Lo ha fatto, tanto per cominciare, il neopresidente americano Donald Trump, che ha accusato i mainstream media, e in particolare la CNN, di produrre notizie false, soprattutto contro di lui. E questa non sarebbe una novità, perché i mass media vengono accusati di mentire da tanto tempo. Ma soprattutto da quando, grazie alla diffusione di fonti alternative su internet, è stato possibile smascherare tante cosiddette bufale mediatiche. È esattamente il contrario di quello che dicono loro. È che grazie all'informazione alternativa è stato possibile smascherare la massa di cazzate e di volgarità, di bugie, di servilismo che finora i mass media ufficiali, accreditati, vanno spargendo, more solito, fin dai tempi dell'editto di Teodosio, sulla popolazione. Di recente, però, i media tradizionali statunitensi hanno pensato bene di rovesciare l'accusa, indirizzandola verso i siti di informazione anche alternativa. Anche questo giornalista, abbiamo letto prima, ha detto che stanno organizzandosi per fare, smascherare le fake news. Le nostre fake news. Una manovra diversiva che evidentemente ha funzionato, infatti, mentre fino a qualche mese fa, digitando fake news sui motori di ricerca, si trovavano soltanto atti d'accusa contro i canali mediatici ufficiali, ora invece si trovano anche i canali ufficiali che accusano le fonti di informazioni alternative di inventare notizie secondo loro infondate, come quelle relative al recente scandalo denominato Pizzagate,
legate a presunti rete pedofile in ambienti del Partito Democratico statunitense, facenti capo alla pizzeria Comet Ping Pong di Washington DC. Ora, che la questione relativa al Pizzagate sia verosimile è ovvio. E lì è un ambiente pieno di froci, di massacratori di bambini, di uccisori di bambini, di sacrificatori di bambini e tutto il resto, che non ci crediamo. Noi ci crediamo, e come ci crediamo? Soprattutto perché ci crediamo? Perché prima nessuno l'aveva detto. Quello che va detto, così anche per parare il posto, è che comunque sia, non è che cambia niente. Perché? Perché la gente comune che era esterna sia al servilismo giornalistico imperante, diciamo, adagiato sul sistema, e sia per chi fa il ricercatore di informazioni davvero diciamo, reali, sono due fazioni che comunque venivano prese in considerazione da chi leggeva le informazioni, perché prima il cittadino comune, l'uomo della strada, leggeva solo l'informazione ufficiale e non c'aveva contraltari. Adesso c'è il contraltare di una informazione fuori dal coro. Diciamo, facciamo una precisazione. No, aspetta, il concetto è questo. Se adesso, come vogliono fare, intendono fare, i giornalisti vogliono fare diciamo, una contromossa e cercare di sputtanare la controinformazione, in realtà la loro azione è sempre uguale a quella di prima, non è solo aggiuntiva, cioè ci avrà una maggiore presenza, una maggiore intolleranza, una maggiore diciamo, devianza, ma comunque sempre dallo stesso lato del piatto della bilancia sta, quindi comunque sia, sono sempre due, non sono tre azioni. Non so se è ho chiaro. Capito perfettamente, l'ha capito anche gli amici. Voglio aggiungere un concetto molto importante, che lo ripeto sempre. Faccio una conclusione. Quindi il cittadino comunque dovrà sempre fare una comparazione qualitativa nel merito sulle due tesi, e quindi comunque sia, se la tesi è solida, comprovata, possono inventarsi quello che cazzo vogliono, anche 18 apparati di contro fake o di è l'unica, il sistema o di fake della news. Chiesa, sai, perché ti pigliano e ti bruciano, certo, in un modo o nell'altro. Certo, allora, si arriverà a quelle condizioni, esatto. Lì, ma a quel punto andremo a scontro frontale, e quindi a quel punto vincerà la maggioranza, la minoranza. La Chiesa ha dato il via alla controinformazione, cioè all'inquisizione, nel momento in cui si stava sviluppando la controinformazione, certo. L'alternativa religiosa, certo. Quello è il punto essenziale. La riforma luterana era quello. Loro dovranno per forza includere. Però sempre il bisogna tenere presente che Calvino, Lutero, Enrico VIII e tutti gli altri sono nati in quei 50 anni, esatto. Più o meno, no? Certo. Quando il Rinascimento ha creato la culturazione diffusa della gente. Esattamente, allora, ricordiamoci bene che ai tempi di Lutero, i luterani, Lutero faceva delle chiacchierate in chiesa che venivano immediatamente, ecco dov'è la rivoluzione della stampa. Lo sai, Lutero. Fai finire. Che lui faceva le predicozzo, no? E questo predicozzo veniva immediatamente stampato. Infatti. E la stampa veniva diffusa. Infatti. In tutti gli ambienti luterani delle vicinanze, certo non potevano mandare a cavallo a 50 km di distanza, ma nelle vicinanze c'era l'informazione immediata. Esatto, come adesso internet, e questo è il vero elemento fondante. È sempre la ricerca scientifica, la ricerca tecnologica, esatto. L'evoluzione tecnologica che evolve il pensiero, evolve la società, evolve le condizioni di vita, il salario e quant'altro. Ecco perché bisogna affrontare il tema, io quello dico solo accenno, il tema della robotizzazione delle imprese e la cacciata e l'esclusione dell'uomo come genere dall'attività lavorativa. Entro 20 anni al massimo non avremo più possibilità di lavoro se non si dà a disposizione di legge affinché siano tutelate le ragioni e i diritti degli uomini nei confronti della nuova etnia senziente e cosciente e quant'altro autoriproducente che saranno i robot. Allora concludo questo articolo.
una questione di mezzi. Ripeto, nel momento in cui si crea una forma alternativa di informazione nasce la rivoluzione, punto e basta. C'è sempre stato così e sempre sarà stato così. Ma anche nell'antichissima antichità, ogni volta che c'è una invenzione significativa, guarda, sia nell'ambito delle armi, sia nell'ambito dell'informazione, guarda, c'è la rivoluzione. Allora, quando gli Etruschi cominciarono a costruire le strade, perché le popolazioni appenniniche non avevano strade, avevano sentieri, piottoli, sentieri, quando cominciarono a fare le strade, l'economia etrusca, all'epoca etrusca, ma del territorio dominato dagli Etruschi, è esplosa, è diventata una delle società più ricche al mondo conosciuta allora. Questa romani, è la ragione perché i romani hanno costruito le strade. E i romani fecero ancora meglio, avevano capito bene l'insegnamento, e tutte le strade etrusche a partire dal III secolo a.C. furono tutte allargate, modificate, fatti ponti, tutte resa. Soprattutto una cosa incredibile fecero i romani, questo non lo sanno quasi nessuno, che i retruschi, questo l'avevano fatto con le tagliate, tagliavano quando c'era una erta troppo in pendio, tagliavano la collina. Invece i romani fecero i riporti addirittura, in modo che le strade non avessero più del 7% di pendenza massima, perché era il massimo che poteva un carro tirato da un bue riuscire a sorpassare. Quindi immaginate voi, no? Era stata una rivoluzione economica, oltre che una semplice rivoluzione, ma ha creato un'economia florida, una semplice soluzione di questo genere. Esattamente. Oddio, c'è sempre la tecnologia dietro, certo. Perché se non sai tagliare la montagna, voglio ipotizzare. Certo. Finiamola. Una questione di mezzi. Al di là di questi tatticismi, per fare chiarezza, giova chiedersi chi ha veramente più motivo e più mezzi per mentire? Per quanto riguarda il motivo, lasciamo che ognuno trovi la propria risposta. Quanto ai mezzi, però, non ci sono dubbi. Il 90% dei media americani, che sono quelli che dettano legge nel mondo, globalizzato o meno nel mondo, il 90% dei media americani è in mano a sei ricchissime e potentissime società multinazionali. Controllate dalle banche, ricordiamo, controllate dalle banche. The Walt Disney Company, Bertelsmann AG, Viacom, News Corporation, quella di Rupert Murdoch e Vivendi Universal. E sembra che una parte sia pure relativamente ridotta degli investimenti miliardari di queste grandi multinazionali in ambito mediatico venga usata per ingaggiare società di crisis management o gestioni delle crisi. Che cosa si intende? Che vorrà significare mai? Lo si è scoperto, per esempio, in occasione di uno dei principali atti terroristici che hanno sconvolto le nazioni europee negli ultimi anni, ovvero i celebri attentati del 7 luglio 2005 contro il sistema di trasporti pubblici londinese. Furono colpiti da bombe tre treni della metropolitana e un autobus con 56 vittime, comprendenti i quattro kamikaze islamici. Chissà com'è, i kamikaze muoiono sempre. Quando non muoiono, si rimangono male. Sì, scompaiono, spariscono. Capito come? Quando i poliziotti italiani hanno beccato quel tizio che aveva fatto la strage lì in Germania, sono stati molto dispiaciuti i tedeschi. Sì, molto, moltissimo. Anche perché. Ma non è detto che gli italiani abbiano agito non sapendo quello che facevano. Ricordiamocelo bene. È come quello. È sempre. Guarda, la Italia e Germania è come la lotta fra marito e moglie. Esatto. I dispettucci, no? Sì. Tu fai uno stronzo e io ti faccio il dispettuccio. Esatto. Quel fantasmino scorreggione, sai che non si sa. Vabbè. Il giorno degli attentati, Peter Bauer, un ex ufficiale di polizia, diventato specialista in una di queste società di crisis management,
le società di crisis management sono società che forniscono attori che piangono, che strillano, che si toccano le ferite, che sanguinano, e ambulanze, e portaferiti che corrono, e sangue che scorre dappertutto, che poi invece di essere sangue pomodoro. È pomodoro, c'è anche, però è probabile che sia pomodoro cinese. La Visor Consultants dichiarò in un'intervista trasmessa dalla BBC, queste le dicono pure le cose, altro che se ne frega, tanto i coglioni saranno sempre quelli che vengono. Ricordatevi che ieri c'è stata la visita alle tombe, capito? Ai sepolcri, capito? Ai sepolcri più o meno imbiancati, ricordatevelo, una cultura che è immessa nella testa dei bambini fin da piccoli, ti dà l'idea terrifica dell'inferno, delle pene, e che puoi affrontare qualora non rispettassi le norme di Santa Madre Chiesa. Allora, la Channel 4 di essere stato impegnato proprio quella mattina, ma tu guarda le coincidenze, per conto di una società di cui non poteva rivelare il nome, in una simulazione di attentati a scopo di esercitazione, proprio nelle stazioni in cui si sarebbero verificati i veri attacchi. Questo prendilo, altro che Gustavo Roll, si chiamava Roll, no? Quello che prevedeva il futuro. I santi, ma portatelo. Il visionario. Portatelo a Lourdes lo dovete portare. Li dovete mettere lì, lo dovete mettere al posto della statua della Madonna, questo lì. No, è meglio Mediugorje, che dice il Papa, dice che non è vera quella Madonna lì. Le altre sì, quella lì no. Allora, vabbè, l'ha detto il Papa, che cavolo. In una simulazione attentata scuola esercitiva proprio nella stazione di governo. In quell'occasione il signor Paolo parlò di una semplice coincidenza. Miliardi di miliardi di probabilità, sì. Proprio quella va. Ma cazzo, c'è anche la scienza delle coincidenze. Leggiamoci i grandi. Il calcolo della probabilità l'hai studiato te, io sì. È impossibile. Poi cosa abbiamo studiato il calcolo? Tutta la scienza si basa sul calcolo della probabilità. In quell'occasione in particolare anche la scienza chimica. Ma soprattutto. In quell'occasione il signor Powell parlò di una semplice coincidenza, dicendo che di esercitazioni così se ne fanno un centinaio a settimana in Gran Bretagna per consentire alle squadre di crisi di familiarizzarsi con i propri ruoli. Fosse che i terroristi guardavano mentre loro facevano... E l'hanno ricopiato. ma qui ci vuole il copyright, Il copyright dovete chiedere. Il giorno dopo... Il quotidiano locale Manchester Evening News pubblicò un'altra intervista in cui Powell spiegava che l'esercitazione era avvenuta anche in ambito mediatico, attraverso dei finti notiziari radio-televisivi fatti per preparare i giornalisti ad affrontare situazioni di emergenza. Allora, signori miei, cos'è successo in Siria? Lo chiediamo ai nostri amici e soprattutto ai grandi teatranti. Chi erano quei grandi teatranti? Dean è stato un grandissimo attore teatrante. James Dean? No, si chiamava Dean, un grande attore dell'Ottocento, che poi fu interpretato da grande Gassman in una pièce interessantissima. Va bene, io dopo di aver detto abbiamo questo, detto abbastanza, abbiamo oggi. Detto abbastanza, vi abbiamo fatto vedere i libri che commenteremo un'altra volta, sono libri molto importanti, per il momento se mi permettete potrei anche andare a mangiare. Grazie e prego, ricordiamoci sempre che questo, che cosa sono queste? Le macine, qui vicino le macine ci nascondeva il gatto e la volpe, che non era il papà di Renzi, ancor meno massone. Massone, che è socio del papà di Renzi. In Massone realtà... sono i massai anche, sì, i mastri. Sì, ma questo si chiama Massone. Ma Massone ha fatto partecipare alla società del papà di Renzi, non lui, ma la moglie, la quale moglie si chiama Gambino. Dopodiché, arrivederci, cari amici. Sempre. Salutatevi Massone. Anzi, diciamo pure che cosa faceva Pinocchio quando vedeva la fatina azzurra? Si allungava? Il naso.
Perfetto.